Abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico Giovanni Coboli Gigli. Buonasera Presidente. Buonasera a voi. Stiamo parlando qui in studio con Mauro Summa, Franco Ordine, Gianluca Rossi, Giovanni Capuano, Massimo Zampini, Massimo Ardito, insomma di questo gran colpo fatto dalla Juve con Vlahovic, un colpo che di fatto sbaraglia un po' quelle che erano tante considerazioni fatte in questi mesi dove non c'erano soldi, problemi di Covid, alla fine la Juve fa un investimento davvero top. Come lo giudica? Mi sembra, ci si conclude perché come al solito bisogna che le carte siano firmate, a me sembra un'operazione molto intelligente e coraggiosa, mentre sapete che io sono sempre stato critico per l'acquisto di Ronaldo che poi ha portato tutta una serie di conseguenze che almeno io ho visto all'interno della Juventus, questo è un acquisto intelligente ed è sostanzialmente una società che ha alle spalle un gruppo importante che è molto attento al rigore economico e finanziario e che quindi desidera che la Juventus ritorni nei parametri di una buona gestione economica e finanziaria, ma che è preoccupato per il fatto che la Juventus non riesca a qualificarsi quest'anno per la Champions dell'anno prossimo. E quindi è un investimento in anticipo per cercare di evitare un fatto estremamente negativo che potrebbe capitare l'anno prossimo. Allora, questo è un vero investimento di rafforzamento, se fosse fatto. E quindi io, come tifoso juventino, ma anche come cittadino e anche un pochettino come persona che ho frequentato, adesso non ho più nessun rapporto con Yelkan, con Andrea Agnelli, eccetera, eccetera, ma che ha frequentato la Juventus, lo trovo un investimento coraggioso, intelligente, di dimensioni rilevanti, che potrà portare poi qualche conseguenza sull'attuale numero di giocatori della Juventus, ma mi sembra un investimento che potrebbe anche sbloccare uno dei problemi che la Juventus ha fatto vedere quest'anno, tra i tanti, quello della difficoltà di fare gol. Ecco, Presidente, da questo punto di vista, secondo lei è legata al mancato prolungamento di Dybala, visto anche le cifre chieste dal giocatore? Credo che quello che dovrà fare delle forti riflessioni su questo acquisto, se ci sarà, sarà proprio Dybala. E a me spiace molto perché io ho sempre avuto una grande stima come tifoso, come persona anche di Dybala, che è un ottimo giocatore, non è ancora diventato un campionissimo, avrebbe potuto avere la possibilità nella Juventus di diventarlo. Io credo che la Juventus non potrà permettersi il lusso di tenere lo stipendio di Vlahovic e quello di Dybala. E quindi vedo un po' compromesso il futuro di Dybala e la Juventus. Forse farà bene anche a lui, andrà in qualche altra squadra e speriamo che non ci punisca con qualcuno dei suoi gol nel momento in cui non fosse più la Juventus. Una domanda a parte Franco Ordine. Sì, buonasera Presidente. Caro Ordine, Come sta? Bene, sì? sempre più vecchio. Ma questo è Anche Ordine, guardi che l'alternativa è da scartare. Sì, è così, è così. Bisogna rassegnarsi, bisogna Esatto, rassegnarsi. esatto. No, volevo chiederle questa. Visto il rimbalzo sulla borsa della Juventus, anche da quel punto di vista, secondo lei può diventare, diciamo, tra virgolette, per gli azionisti un affare oppure no? Beh, allora, se le prospettive sono poi mantenute, cioè se l'arrivo di Vlahovic è tale da poter portare la Juventus a giocare meglio e a fare più gol nelle prossime partite da qui alla fine del campionato ed arrivare sicuramente al quarto posto, poi che sia terzo o secondo, chi se ne frega, l'importante è il quarto posto, io sono convinto che l'entusiasmo anche della borsa ricrescerà. E poi c'è un'altra considerazione da fare, che non voglio illudere me stesso per primo luogo quando lo faccio, ma che c'è ancora una Champions in corso. E la Juventus ha fatto delle buone cose in questa Champions, a parte una disastrosa partita in cui ha perso in maniera disastrosa, è ancora in corsa e potrebbe andare avanti nella Champions. Nessuno pensa che potrebbe vincere la Champions, anche se nel calcio le sorprese sono infinite. Potrebbe andare avanti e quindi qualificarsi, acquistare di nuovo certezze a livello internazionale
e portarsi a casa degli altri soldi per i turni della Champions. Quindi, ripeto, secondo me è una buona operazione, buona per i risultati della Juventus, ma anche buona per gli azionisti della Juventus. Intendo dire anche quel 40-35% che fedelmente continuano a comprare i titoli della Juventus, che sono sostanzialmente il popolo juventino. C'è una domanda di Gianluca Rossi. Sì, buongiorno, buonasera Presidente. Buongiorno, Sapevo che su Ronaldo avrebbe avuto questa posizione, che tra l'altro è condivisa da molti, perché ti illustra gli occhi, io da avversario dicevo cavolo che bello, poi c'è il cuore e c'è la ragione. E faccio un'altra domanda perché mi ha colpito quello che ha detto su Dybala. Anche De Ligt è forse un'operazione un po' da passo più lungo della gamba sulla quale forse bisognerebbe riflettere? Sono d'accordo, sì, sono state operazioni fatte da una cattiva gestione, che era quella del Presidente Agnelli di Paratici. Poi è inutile dire che è tutta colpa di Paratici, la colpa del Presidente, della società e di Paratici. De Ligt è stato comprato, è un ottimo giocatore, è un bravissimo ragazzo, è un ragazzo che è arrivato in Italia, parla italiano, si è assolutamente assimilato, però costa un sacco di soldi. E quindi, tenendo conto che anche abbiamo avuto qualche buona sorpresa da giocatori fedeli alla Juventus come Maglia, come Rugani, che stanno dimostrando di essere capaci di giocare bene in difesa, e gli fa molto piacere per Rugani, forse si tratterà di rifare un rimescolamento trovando delle soluzioni anche per giocatori comprati a prezzi molto elevati e molto cari. Quindi io non auspico che De Ligt vada via, perché poi noi abbiamo una difesa di ferro, ma fatta da sergenti antichi, no? Come certo, antichi, certo. Chiellini, Bonucci, eccetera, eccetera. Però se ci fosse un'operazione intelligente per vendere De Ligt, per portare a casa dei soldi, per poter dare fiducia, come ha fatto Allegri in questo periodo, a dei giocatori della Juventus che fino a questo campionato erano stati mandati dentro e fuori, alludo sempre a Rugani, secondo me potrebbe essere una buona cosa. Cioè, mi pare di capire che con Coboldi Gigli non è il difensore il più pagato della rosa, perché oggi è così. Cioè, sì. Mi pare di capire il ragionamento che effettivamente è condiviso. So che c'è una domanda anche di Giovanni Capuano. Presidente, buonasera. Buonasera. Io ho seguito il suo ragionamento, però le faccio due provocazioni, nel senso, la prima è, ritiene adeguato aver pagato, se sarà chiuso, insomma, esattamente come viene raccontata in queste ore, un giocatore a un anno di fatto dalla scadenza, quasi 80 milioni di euro, commissioni comprese, o non è un po' troppo? E questa è la prima domanda provocazione. E la seconda invece è questa: lei di fatto ha tratteggiato tutta questa cosa che viene fatta, che certamente migliora la Juventus, come una sorta di scommessa. Cioè, tu prendi Vlahovic, vai in Champions, prendi quel jackpot da 50-60, perché sono questo quello che la Juve prende per il solo fatto che partecipa alla Champions, e di fatto te lo sei ripagato. Il che però presuppone che se invece tu arrivi quinto, perché non è che Vlahovic ti garantisce il quarto posto, allora è una scommessa persa. Io invece credo che sia un'operazione buona a prescindere, ed è già scritto ad esempio nell'aumento di capitale, in quella parte riservata al mercato. Cioè, io credo che Vlahovic, al di là della cifra, sia esattamente il tipo di giocatore che da qui in poi prende la Juve. Cioè, giovane, forte, pagandolo anche quello che va pagato, ma in un certo senso che si può valorizzare sotto mille aspetti, compreso quello economico, non legato alla scommessa che ti fa arrivare quarto. Presidente, cosa dice? Io sono d'accordo che Vlahovic possa fare il futuro della Juventus. Glielo auguro, e lo auguro anche a me come tifoso della Juventus. Però se io fossi il proprietario della Juventus, che poi è l'ingegnere del Can, che ha il 40% delle azioni della famiglia, io farei un ragionamento anche così, mi spingerei un po' in più e non comprerei solo Vlahovic perché mi può portare a un miglioramento negli anni prossimi del gioco delle Juventus anche quest'anno,
ma perché migliorerei la probabilità, e qui è la scommessa, che la Juventus arrivi quarta. E molte volte i capi di azienda, le persone di livello, devono rischiare. In questo caso si rischia una cifra importante, perché Vlahovic, per portarlo via alla Fiorentina, viene a costare circa 75-76 milioni di euro più il suo stipendio. Però mi sembra un'operazione da imprenditori, da persone coraggiose, fatta con intelligenza, mentre, come ho detto, e voi sapete che l'ho sempre detto, quella di Ronaldo era un'operazione sbagliata dall'inizio. Volevo sentire anche Massimo Zampini, che credo abbia voglia di porre un quesito, Presidente, poi la salutiamo. No, io posso dire saluto, no, io dico semplicemente che secondo sono molto d'accordo sull'analisi di Vlahovic, l'ho detto prima, riconosco la Juventus in questa operazione totalmente, tanto più in un momento difficile economicamente, anche se può sembrare paradossale, tu investi su un giovane tra i più bravi. Non condivido poi l'analisi così dura, ma ovviamente questione di opinioni, del presidente Coboli Gigli sul discorso Agnelli. Fare molto riferito anche ad Agnelli, Agnelli Paratici, Agnelli sicuramente è chiaro, abbiamo visto che Ramsey, Rabiot, che alcuni acquisti sono stati sbagliati, ancora ne paghiamo le conseguenze, si sbaglia, è così. Ricordo che oltre a Cristiano Ronaldo avete citato Matthijs de Ligt, ricordo Federico Chiesa, cioè c'è una serie di giocatori di qualità, alcuni assoluta, e che in ogni caso tu potrai rivendere. Quindi, ripeto, prescindendo un attimo dal caso Ronaldo, che io da tifoso, per cui io sarò sempre grato, ma capisco l'opinione diversa, sinceramente mi sembra un po' troppo dura anche dire non è solo Paratici, Agnelli, cioè si parla di un presidente che, lo ricordo sempre, visto che parliamo tra juventini, noi, che ha portato la Juventus dal settimo posto ai 9 scudetti, eccetera, eccetera. Tutto è contestabile, ma mi sembra un po' dura come analisi, e ora siamo ripartiti con Vlahovic. Insomma, succedono uno o due anni un po' così in mezzo a 10 trionfali, ma è solo una mia opinione. No, non ho dubbi che col presidente Agnelli siano stati portati a casa 9 scudetti. Io do molta importanza anche alla presenza di Marotta. Secondo me è uno dei grandi errori che ha fatto il presidente Agnelli quando ha deciso di farsi sedurre dall'acquisto di Ronaldo, quello di allontanarsi da Marotta e di non avere dei sostituti di livello. E questo è l'altro errore che ha fatto il presidente Agnelli, è quello di farsi indurre in tentazione per prendere un allenatore ottimo come Sarri, ma non adatto alla Juventus, e non tenere Allegri, confermato dal fatto che dopo 3 anni ha ripreso Allegri con un contratto a 4 anni. Quindi ci sono stati da parte del presidente Agnelli, che io l'ho visto in triciclo a casa del suo papà quando aveva 2 anni, quindi lo conosco indirettamente in maniera molto chiara, ci sono stati dei momenti in cui secondo me lui ha ceduto a delle suggestioni che gli facevano le persone che lo circondavano, che non erano del livello sufficiente per potergli dare le informazioni giuste, e ha usato anche alcuni dei suoi collaboratori in posizioni diverse. Ad esempio Nedved, uno dei più grandi giocatori della Juventus, pallone d'oro e così via, messo a fare il vicepresidente, secondo me è un errore. Nedved doveva essere una persona che seguiva la parte tecnica della Juventus. Messo a fare le dichiarazioni è un altrettanto errore, perché Nedved ha fatto delle dichiarazioni negli ultimi tempi che si contraddicevano da una settimana all'altra. E quindi Agnelli, secondo me, negli ultimi anni ha perso un po' il controllo della situazione, forse perché pensava anche alla Superlega, ad altre cose di altro livello, e io questo lo dico perché lo penso. Dopodiché Agnelli rimarrà presidente della Juventus, la mamma sarà contenta, tutti saremo contenti, e probabilmente la Juventus, anche con questi investimenti più intelligenti o disinvestimenti intelligenti, parlavamo di De Ligt, potrà ritornare alla squadra che è stata nei primi anni della gestione di Agnelli. E vedremo un po' quello che accadrà. Grazie Presidente! A voi. Per essere stato con noi, a Giovanni Coboli Gigli, fatemi salutare.